amici, fervono i preparativi per il carnevale del nostro campus, che quest'anno comprende la novità del Ciorioli's Got Talent. Le audizioni si sono concluse e siamo in grande attesa dello spettacolo. Nel fine settimana si svolgeranno le primissime prove generali del nuovo musical del QDV. Ospite del CG Campus è stata Angela Recenti, coreografa e membro del direttivo, che ci ha raccontato novità e retroscena. Domenica farete la prima prova generale del musical, che debutterà a giugno. Che cosa racconterete? Allora, racconteremo la storia di Peter Pan, tratta dal romanzo di J.M. Barrie, che parla del famosissimo bambino che non cresce mai e che vola sui tetti di Londra per andare a sentire le fiabe raccontate da Wendy, Moira, Angela, Darlin. Infatti Wendy è la sorella maggiore della famiglia Darlin e racconta delle fiabe bellissime che parlano di Peter Pan, appunto, ai suoi fratellini. Siccome Wendy ormai è grande, Peter Pan la convincerà a volare sull'isola che non c'è insieme a lui e qui vivranno insieme tantissime avventure con i pirati, con gli indiani, con i bimbi sperduti e le sirene. Che cosa succede nelle prove generali? Allora, in una prova generale si prova appunto tutto in generale. È la prima volta che ci ritroviamo insieme con tutto lo staff, le scenografe, le costumiste e per la prima volta vediamo insieme tutto lo spettacolo cantato dal vivo dai nostri cantanti e cominciamo a vedere cosa funziona e cosa invece magari è da sistemare e correggere in vista poi dello spettacolo di giugno. Questa è proprio la primissima, quindi magari tante cose ancora non ci saranno, ma per la prima volta saremo tutti insieme e siamo davvero tanti. Sappiamo che nel 2020 avete già progettato un musical, di che cosa si tratta? Si tratta della storia di P.T. Barnum, che è l'inventore del circo come oggi noi lo conosciamo. Ci ispiriamo a The Greatest Showman, che è un film uscito lo scorso anno nelle sale, che ha avuto tantissimo successo e che ha una bellissima colonna sonora. Quindi una bella sfida, una nuova avventura e con un taglio tutto nuovo rispetto ai musical precedenti che abbiamo trattato finora. E sarà il più grande show. Grazie a voi, Lalina. Gli studenti delle classi prime della primaria, martedì 19 febbraio, si sono recati alla biblioteca comunale di Orti Nuovi per conoscere gli spazi e la funzione. È stata l'occasione per dare avvio al progetto lettura e a quello sulle emozioni. I bambini sono stati accolti dalla bibliotecaria con il racconto della storia di un orso che si reca proprio in biblioteca. Il protagonista della storia imparerà le regole, la funzione e l'importanza di questo meraviglioso luogo. Così è stato anche per i bambini, ai quali sono stati presentati gli spazi della biblioteca, le varie aree e le funzioni. Accompagnati poi nei vari spazi dedicati, i bambini si sono messi in gioco e seguendo degli indizi sono riusciti ad individuare i testi che al loro interno contenevano una busta misteriosa. Ogni casa ha risolto degli indovinelli ed ha trovato il titolo di un libro speciale che li accompagnerà durante il secondo quadrimestre alla scoperta delle emozioni. Le insegnanti hanno letto l'inizio della storia e hanno lasciato i bambini molto incuriositi. Dopo aver lasciato spazio ai bambini per la consultazione dei testi di loro interesse, si è giunti al momento dei saluti, culminato con la consegna del distintivo del bravo lettore da parte della bibliotecaria. Quella di lunedì è stata una serata davvero speciale. Per la prima volta sul palco si sono esibiti i 50 giovanissimi musicisti dell'Orchestra Sinfonica Giovanile, nata nel nostro campus grazie alla collaborazione dei maestri Roberto Grazioli e Giancarlo Locatelli. Vediamo uno stralcio della bella serata. Andiamo con la bigione. Per tanto abbiate bontà, l'improvvisazione entra nel mondo della musica. Improvviseremo tutto. Buonasera ragazzi, ci regalerete emozioni, ma pensate a quelle che proverete voi. Questo è un progetto che continua tutto quello che noi stiamo facendo in relazione alle arti. Siamo molto contenti perché questo progetto vede anche la collaborazione di alcuni insegnanti che non sono della nostra scuola, tra tutti il maestro Giancarlo Locatelli, insieme al nostro maestro Roberto Grazioli.
vogliamo imparare con l'orchestra ad abituare i nostri figli a dire noi, 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 non più solo io, io, io. Gli alunni delle classi quarte della primaria hanno sperimentato nelle ultime settimane un nuovo sport. La maestra di motoria Francesca Angella, facendoci aiutare da Daniele, genitore giocatore, ha deciso di proporre agli studenti delle lezioni di rugby. Sentiamo l'intervista del nostro Maurizio. Buongiorno maestra Francesca, perché hai scelto di far fare questo sport ai bambini? Buongiorno, dopo l'esperienza fatta con i bambini di quarta del flag football ho pensato di proporre il rugby perché è un altro sport che favorisce l'aggregazione fra i bambini e l'amicizia e il gioco di squadra e l'aiuto fra i compagni. Signor Savardi, ci può brevemente spiegare il rugby? Il rugby è un bellissimo sport di squadra dove bisogna guadagnare i metri. Ogni volta che fai un passo avanti hai favorito la tua squadra e oltre a favorire la squadra favorisci l'aggregazione, l'amicizia. Ed è uno sport dove ci si diverte tantissimo. Sembra violento, in realtà è un grandissimo sport che insegna molta disciplina e che fa crescere tantissimo sia come persona che come squadra. E poi non fa meta uno solo, ma fa meta tutta la squadra. E si vince, si perde tutti insieme. Grazie, a voi la linea. Da Beatrice e Maria Vittoria è tutto. Alla prossima settimana. E poi qua c'è Tantana.